Bentornati sul mio canale e oggi vi presento questo trucco ispirato, come spero abbiate capito, al festival americano Coachella. Allora, per chi non lo sapesse, inizio dicendo che il Coachella è un festival iniziato nel lontano 1999. All'inizio però non aveva riscosso tanto successo e invece adesso è l'evento musicale alternativo più amato dalle star di Hollywood, che si svolge ogni anno nella vasta Coachella Valley. Quest'anno si svolgerà dal 15 al 18 aprile. Tra le star che partecipano ogni anno vediamo sempre l'angelo di Victoria's Secret, Gigi Hadid, le sorelle Kardashian, Katy Perry, Cameron Diaz, Adam Levine, e io andrei lì solamente per vedere lui, e non solo. E come vi dicevo, è un festival musicale che si potrebbe considerare una moderna Woodstock. Infatti c'è proprio uno stile, una tendenza moda, fashion, che si è creata grazie a questo festival Coachella. Anche H&M quest'anno, se non sbaglio, collaborerà proprio con una collezione ispirata a Coachella, in cui troviamo abiti floreali, pizzi, il colore principale è il bianco, tante frange, capi in suede, per esprimere al meglio questo stile boho chic. Cioè un po' bohemian, però comunque con un lato sciccoso. È la patria delle coroncine di fiori, e mi vedete indossare una coroncina rosa, e appunto una maglia con pizzi e frange. La musica resta la protagonista di questo festival, che si tiene per due weekend nell'ampio deserto californiano, a circa 200 km da Los Angeles. E quest'anno, tra gli artisti che parteciperanno al festival, ci saranno ospiti del panorama internazionale come Ellie Goulding, i Guns N' Roses. Ci tengo a dirvi, dopo questa breve introduzione sul festival, che questo video è in collaborazione con un'altra youtuber che si chiama Fabiana, ma su YouTube la trovate con il nome Life is Fashion. Ci siamo incontrate per caso nel cyberspazio, perché io pubblicavo sempre vari video, Fabiana è stata sempre carina a commentare alcuni video, e ci siamo appunto scambiate vari complimenti, lei a me, io a lei. Le avevo chiesto se le andasse di collaborare e quindi ci siamo accordate ed è venuta fuori l'idea del festival Coachella. Faremo due look per questo festival: un look da giorno un po' più sobrio, un po' più fresco e naturale, e un look un po' più strong per le persone appunto a cui piacciono i look più audaci. Io oggi vi presento questo trucco, che è la mia versione del trucco Coachella da giorno. È comunque un trucco particolare, perché comunque è un festival musicale e vogliamo comunque avere un aspetto ben curato nei minimi dettagli. Ho quindi realizzato questo trucco dall'estremità super definita sul rosa, sfumato verso la fine nel borgogna, con un eyeliner glitterato e comunque pelle luminosa. Non ho messo le ciglia finte, voi potete metterle se volete, però dato che io le utilizzo quasi sempre nei miei video, oggi ho deciso di non farlo. Spero che questo video vi piaccia e che l'idea sia un'idea apprezzata da voi. A me piace un sacco questo festival, mi vado a vedere tutti gli anni le foto delle celebrity che partecipano, degli outfit, di come sono vestiti, i capelli, i trucchi. Vi lascio al tutorial, buona visione. Dopo aver applicato la mia crema idratante ed un balsamo labbra, ho applicato il balsamo labbra, la dolci labbra dell'Alchemilla, vado a spruzzare un po' di acqua termale dell'Avène su tutto il viso. Ci dà questa bella sensazione di freschezza. Come fondotinta oggi vado ad applicare il fondotinta della Puro Bio, che non vi ho ancora fatto vedere in nessun video, ve ne ho parlato nella haul biologica che ho fatto poco fa, e mi stava piacendo tantissimo perché l'avevo provato varie volte da mia sorella, però la colorazione era sbagliata, quindi ho deciso di comprare il mio personale nella colorazione numero 4. È il sublime fondotinta della Puro Bio, che è appunto un fondotinta biologico e comunque molto coprente. Se vi interessa saperne di più, andate a vedere il mio video haul biologico, che vi lascio nell'info box. Lo applico con la mia Beauty Blender.
blender. La Puro Bio fa una beauty blender identica a questa originale e la fa nel colore nero, quindi se comprate questo fondotinta potete comprare anche la spugnetta della Puro Bio uguale alla beauty blender. E una di voi mi aveva chiesto come applicare questo fondotinta, perché l'aveva comprato e non sapeva come applicarlo. Può essere applicato ovviamente con un pennello oppure con la spugnetta. In questo caso io vi faccio vedere con la mia beauty blender, perché è un effetto che preferisco, mi dà proprio un effetto aerografato. Prendo il prodotto sul dito, vado a fare due punti su una guancia, due su un'altra, poi ne applico un po' sulla fronte, sul naso e sul mento. E adesso con la beauty blender vado a sfumare. Con questo fondotinta avremo una pelle comunque coperta, ma un look super fresco e naturale, che è quello che vogliamo in questa stagione primaverile, anche andando incontro all'estate. Al di sotto degli occhi, come correzione, oggi utilizzo un nuovo metodo. Poiché ho comprato il correttore della Nabla 2.0 Under Eye Concealer, vado ad utilizzare quello alla fine dell'occhiaia e all'inizio, dove ho la maggior parte di discromia concentrata, utilizzo il mio Studio Finish Concealer della MAC, nel numero NW25, che è un correttore aranciato in crema, e lo applico solamente all'inizio dell'occhio, nell'angolo interno, quindi qui. Adesso prendo il Nabla numero 2 Under Eye Concealer e lo applico nella parte finale dell'occhio e lo vado a sfumare con un pennello da sfumatura. Questo è il pennello che esce dalla palette Naked della Urban Decay, esce appunto un pennello da un lato da sfumatura e da un lato delle piatte, è quello che sto utilizzando per il correttore. Mi piace molto per il correttore questo pennello, perché appunto potete sia tamponare il correttore nell'angolo interno o nei punti in cui avete più bisogno di coprenza, e poi potete sfumare il resto con il pennello da sfumatura. E adesso andiamo a dare forma agli occhi. Prendo una matita labbra color vino, questa è della MAC appunto, si chiama vino, e vado a tracciare una forma come se volessi tracciare una C sull'occhio, e io che ho fatto già l'altro occhio cerco di avere una simmetria uguale, altrimenti armatevi di cotton fioc e struccanti, andate a rimuovere il prodotto se non è simmetrico. Partendo dalla fine dell'occhio vado su. Ecco, questa è la forma approssimativa. Prendo questo colore borgogna riflessato, che è Sketch di MAC, uno dei miei ombretti preferiti, con un pennellino da dettagli, e vado a sfumare la matita che ho applicato. La porto verso l'interno e se vedete che la forma non coincide, appunto con un po' di correttore su un pennellino andate ad eliminare l'imperfezione. Bene, adesso che abbiamo accennato l'angolo esterno, ragazzi, questo è il bello della diretta, ho dimenticato di applicare il primer occhi, quindi ho preso il mio Soft Ochre della MAC, che è il primer che utilizzo sempre, e lo vado a mettere sul resto dell'occhio cercando di non toccare questa codina che ho fatto, quando in realtà avreste dovuto applicarlo prima, però per fortuna possiamo ancora applicarlo nella parte restante dell'occhio. Adesso prendo questo ombretto rosa della MAC Cosmetics che si chiama Sushi Flower, e il pennello mi aiuterà a dare forma all'occhio, lo vado proprio a pressare contro l'occhio per dare una forma ben definita, un'estremità ben definita.
con un pennello a punta riprendo l'ombretto sketch e vado a sfumare ulteriormente l'angolo esterno. Sfumiamo il prodotto verso l'interno. Io col pennello da dettaglio che abbiamo utilizzato all'inizio vado a prendere un nero opaco e vado ad intensificare solamente la parte esterna di questo angolo. Adesso con il pennello d'eyeliner vado a pulire e a definire meglio le sopracciglia. Quindi applico un po' di correttore con il pennello d'eyeliner piatto e lo trascino verso il basso, così il lavoro sembrerà tutto più pulito. Andiamo a sfumare il prodotto. L'angolo interno lo andiamo ad illuminare con dei pigmenti della MAC pressati e il colore è Enlightening. Applico il prodotto nell'angolo interno e lo porto leggermente verso l'alto. Quasi ad incontrare la prima parte di questa curva. Lo porto anche al di sotto. Al di sotto dell'occhio andiamo ad applicare una matita color burro, utilizzo la Magic Pencil della Nabla. Al di sotto dell'occhio invece andiamo ad utilizzare sempre la matita che abbiamo applicato all'inizio per fare questa curva C, che è la Vino della MAC, che è una matita labbra in realtà, ma può essere utilizzata anche sugli occhi. Quindi l'applichiamo nella parte inferiore dell'occhio, potete utilizzare qualsiasi matita di questo colore. Quindi andiamo a congiungere con la curva C al di sopra e applichiamo al di sotto, fermandoci poco prima dell'angolo interno dove abbiamo applicato l'illuminante. L'applichiamo anche all'attaccatura delle ciglia, ma prima pieghiamo le ciglia. Questo qui color borgogna scuro. Vado a sfumare la matita al di sotto. E anche al di sopra. Poiché è un festival e vogliamo essere super glam, andiamo ad applicare degli eyeliner viola. Io utilizzo il glitter liner della LA Colors. Si chiama proprio come fosse un eyeliner. Al di sopra della matita che abbiamo applicato prima. Adesso che il trucco occhi è finito, andiamo ad applicare del mascara. Per tenere le ciglia curve tutto il giorno faccio una combo di due mascara, il MAC Zoom Waterfast Lash, che è un mascara waterproof, e poi il Pupa Vamp della Pupa, che è un normale mascara volumizzante. Applico prima lo Zoom Waterfast per mantenere la curvatura delle ciglia tutto il giorno e al di sopra il Pupa Vamp. Adesso che gli occhi sono finiti, ritorniamo alla base. Vado a fissare il tutto con la cipria della MAC Studio Fix Powder nel numero NC25. Vado a fare un po' di contouring. Prendo all'inizio la nuance marrone opaco. Sfumo il prodotto anche verso le tempie. E al di sotto della mascella. Prendo sempre dalla palette della Sleek la terra abbronzante e luminosa. L'applico sempre sulle guance in modo più ampio rispetto al contouring. L'assumo verso le tempie. Come blush applico il blush minerale della MAC Dainty, che è un bel blush rosa fresco, molto luminoso, e lo applico al centro delle guance sfumandolo verso l'alto. Come illuminante vado ad applicare un illuminante in crema perché voglio questa pelle super fresca e luminosa e applico Interference della Kryolan, di cui ho parlato nel mio video dei top illuminanti, a forma di C sfumandolo verso le tempie e leggermente al centro del naso.
sulle labbra ho deciso di applicare un rossetto super rosa, che mi piace tantissimo per questa stagione primaverile, soprattutto in estate, perfetto per il festival Coachella, e nel colore Pink Pearl Pop. Non applico matita, voglio un effetto molto fresco e naturale, quindi applico direttamente il rossetto e lo tampono con le dita. Se il video vi è piaciuto mettete un like, non dimenticate di iscrivervi al canale se non lo siete già, potete partecipare sul giveaway che c'è sulla mia pagina Facebook fino all'8 maggio, lo trovate anche qui su YouTube. Che più, seguitemi sugli altri social, trovate tutti i link alla fine del video, mi trovate comunque con lo stesso nome, Michela Merone Makeup Artist. Grazie per aver guardato, ci vediamo al prossimo video, ciao, peace and love!